Nel 1991 cambiai casa discografica e rinnovai di nuovo la formazione. I nuovi musicisti provenivano da varie città italiane, erano Ross Lukather alla batteria, Andy Barrington al basso e la coppia di chitarristi Jason Minnelli e Al Priest. Con loro ho inciso l'album Heavy Demons, dove le sonorità precedenti avevano acquistato un taglio molto più moderno e, se vogliamo, più metallico. Questo grazie anche al lavoro dietro la console del produttore anglo-tedesco Sven Conquest. Per la realizzazione di quest'album avevo a disposizione un budget più consistente e quindi ho potuto avvalermi per la prima volta anche della collaborazione di veri esperti nel settore del make-up, persone che lavoravano abitualmente anche nel campo teatrale e cinematografico. E poi ho avuto soprattutto il grande onore di lavorare con uno dei miei più grandi idoli di sempre, l'attore Oliver Reed, che ha prestato la sua voce per la intro di questo disco. Il primo video che avete fatto? Sì. Siete divertiti a farlo? Dove l'avete fatto? L'abbiamo girato in Cecoslovacchia, siamo stati una settimana lì con un regista del luogo, si chiama Sergio Lukanowski. Sì, ci siamo divertiti moltissimo a girare lì. E abbiamo girato dentro un antico teatro del Settecento, completamente rovinato, che hanno riaperto apposta per l'occasione a Kosice. E poi abbiamo girato degli esterni in un cimitero gotico del luogo, molto interessante, sì, siamo divertiti. Avendo già vinto i pregiudizi di carattere nazionale, una volta noi esportavamo Modugno, non saremmo mai neanche sognati di esportare il film, magari non solo esporteremo il DFSS, questo intendevo io. Magari. Heavy Demons fu poi seguito da un disco live, The Cars at Concert, e dal relativo a un video. Dopodiché ho preso tempo per concentrarmi sulla realizzazione di un album solista, Freeman. Per quest'album solista ho richiamato in causa anche i vecchi musicisti che facevano parte della prima line-up e che non rivedevo da molto tempo.